All'ospedale di Urbino, tecnologie di ultima generazione per la diagnostica per immagini, investimenti complessivi di 1.700.000 euro, un pacchetto di spesa è dedicato al nuovo mammografo, il macchinario Osna e un software di intelligenza artificiale integrato nel sistema della nuova risonanza magnetica ad alto campo in funzione da giugno 2023. In mattinata alla conferenza stampa la presenza di autorità politiche e sanitarie. L'intenzione quindi della Regione Marche e dell'assessorato alla sanità è quella di garantire le migliori prestazioni per favorire una mobilità verso il pesarese. Avevo sottolineato come queste prestazioni di Urbino sono un'eccellenza a livello nazionale, quindi attraverso investimenti progressivi che noi andremo ad incentivare con i prossimi atti aziendali e con le prossime misure finanziarie che il governo ha messo in campo. Ricordo che per la prima volta il Fondo Sanitario Nazionale è stato incrementato di 3 milioni, cerchiamo di lanciare questa sfida che parte dalle Marche per una professionalità in materia sanitaria sempre più elevata che possa appunto attrarre cittadini. Quello che abbiamo inaugurato oggi è un aspetto molto importante dello sviluppo della sanità dell'ospedale di Urbino e quindi di tutta la cittadinanza di Urbino e dei paesi limitrofi. Abbiamo allineato le tecnologie per la diagnosi e il trattamento del tumore al seno a quelli che sono gli ospedali di maggiore rilievo. Le tecnologie che sono state fornite serviranno per fare una diagnosi più precisa per le donne, per permettere la biopsia durante l'intervento chirurgico e quindi evitare il secondo intervento qualora risulti un tumore maligno, e un approfondimento con la risonanza magnetica dotata di intelligenza artificiale che riduce notevolmente l'errore umano nella lettura, oltre a rendere più veloce l'esecuzione dell'esame stesso.